Nottaggio anche altri occidentali per dire di non fare loro del male, tantomeno di ucciderli, ma evidentemente, mi diceva Al-Kubaisi al telefono poco fa, invece questo è avvenuto. Se lei mi dice che Al Jazeera sta dicendo che un italiano è stato ucciso, noi non ne sappiamo niente, ma sicuramente questo danneggerà la nostra lotta di resistenza contro l'occupazione. Ecco, questo lo prendiamo con le molle, quello che ha detto questo signore, che viene considerato da alcuni come un leader della cosiddetta resistenza irachena, ma comunque lui non si considera un leader della guerriglia. Grazie Lilli Gruber. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato informato della notizia della possibile uccisione di uno dei 4 ostaggi italiani in Iraq non appena atterrato all'aeroporto di Olbia. Con Berlusconi ci sono anche i ministri Tremonti e Moratti. A informare Berlusconi è stato il suo portavoce, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bonaiuti. Gli è stato chiesto se vi erano notizie appunto sulla sorte degli ostaggi italiani e Bonaiuti ha risposto: stiamo facendo degli accertamenti. Prima che venisse diffusa la notizia sull'uccisione di un ostaggio italiano, nel pomeriggio si era riunito al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa. Con il Presidente della Repubblica Ciampi c'erano il Premier Berlusconi, i ministri Frattini, Martino, Pisano e Tremonti, il sottosegretario Gianni Letta, il capo di Stato Maggiore della Difesa Di Paola. Il Consiglio, si legge in un comunicato, ha esaminato anche la situazione in Iraq nel più ampio quadro della lotta al terrorismo internazionale nel rispetto delle linee della nostra missione approvate dal Parlamento il 15 aprile del 2003. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito più tardi il TG1 della notte. Arrivederci. Perché cambiare? Lancia Ypsilon con cambio manuale robotizzato dolce far niente. Il piacere è tutto mio. Sveltest presenta Delizie. C'è ancora più gusto a scoprire l'ombelico. Nuovo Sveltest Delizie. Gusti ancora più golosi. Irresistibile stracciatella e squisita crostata al limone, ma con pochissimi grassi. 100% piacere, 0% complessi. Scopri l'ombelico con Sveltest Delizie da Nestlé. E tu, sei sicuro di avere gli strumenti giusti? Con Rust trovi gli strumenti ideali per costruire le tue certezze. Rust, costruttori di certezze. In rettilineo, la maggior parte delle auto ha buone prestazioni. Ma il mondo non è una linea retta. Per questo Audi A4 ha la trazione 4. A scuola il tuo bambino cresce. Cresce con il tempo pieno. 40 ore settimanali con i suoi insegnanti nelle scuole fino ai 14 anni. Cresce con l'inglese. Cresce con il computer. Fin dalla scuola primaria. Ecco perché la scuola sta cambiando. Per aiutarlo a crescere meglio. La scuola cresce. Proprio come te. Scoprine di più su www.istruzione.it. Buonasera, riprendiamo la linea dallo studio di Porta a Porta per commentare la tragica notizia che avete sentito sia nei nostri precedenti interventi, sia adesso nel breve TG1 di mezzasera sull'assassinio, così sembra, anche se non ci sono conferme ufficiali, di uno dei 4 ostaggi italiani rapiti dai guerriglieri iracheni nei giorni scorsi.
Stavamo parlando prima del telegiornale con i congiunti di alcuni di questi ostaggi, avevamo sentito la signora Antonella Agliana, che è la sorella